pomeriggio. Questo pomeriggio sarà un pomeriggio di lavoro, perché questo incontro è un incontro col quale restituiamo ai partecipanti una sperimentazione che abbiamo fatto all'interno di questo istituto tecnico industriale e professionale, e all'interno di un circolo ACLI, Colle al Metauro, con un gruppo di giovani che naturalmente è un altro target della nostra sperimentazione, perché la sperimentazione fatta all'Istituto Tecnico Industriale Don Orione di Fano e all'Istituto Professionale Don Orione di Fano riguarda giovani 16 e 17 anni, la sperimentazione fatta del circolo ACLI di Colle al Metauro riguarda giovani da 20, 22, 23, 24 fino a 28 anni. Ringraziamo l'Istituto Tecnico Don Orione e il professionale, che poi è un tutt'uno, e do la parola al direttore Giorgi per un saluto, visto che siamo in un luogo dove gli insegnanti si riuniscono. Ovviamente un benvenuto a tutti voi e bentrovati. Quando Toto ci ha proposto questa iniziativa l'abbiamo accolta volentieri, perché lavoriamo con i giovani a 360 gradi, non solo attraverso un'attività formativa, quindi l'istruzione professionale, ma anche attraverso l'istruzione tecnica, ma anche con tutta una serie di attività post scuola, quindi con un oratorio avviato. E le nostre origini le conoscete, sono origini antiche, risalgono alla fine dell'Ottocento con Masetti, quest'anno ricorre il centenario peraltro della morte, e il nostro agire è legato alla città, quindi rivolgo la mia città in tema anche con lo spirito che ci contraddistingue. Masetti, per trovare un luogo deputato per i giovani, ha girato, secondo il Berardi che ne ha fatto una biografia, ha girato tutta la città, quindi partendo dall'orto del seminario minore nel 1888, poi per i Carissimi e poi via via per Montevecchio, l'Istituto Montevecchio, e poi qua, ecco, per cui ha girato veramente tutta la città. Voleva un posto per i giovani, rivoleva un posto, uno spazio, un luogo, un tempo per i giovani. Quello che vogliamo anche noi e quello che ci auguriamo anche dai lavori che iniziamo. Ben arrivati, buon lavoro. Oggi abbiamo anche l'assessore con la delega ai giovani del Comune di Fano, Barbara Brunori, che abbiamo invitato perché naturalmente, avendo lei la delega, ha anche messo in campo delle attività che in questi 5 anni sono state fatte nel nostro comune, e quindi chiedo all'assessore di farci un saluto e anche di darci una piccola sintesi di quello che anche nel nostro comune siamo riusciti a fare, poi le cose si possono far sempre meglio. Intanto buonasera a tutti, anch'io ringrazio per l'accoglienza e per essere stata invitata a questo momento importante, perché mettere al centro della città i giovani non significa parlare di futuro, ma significa parlare di presente. E già voglio dare una suggestione, perché non è un rivoglio la mia città, voglio la mia città, perché i giovani la desiderano veramente, e quindi noi adulti abbiamo una grande responsabilità, lo dico anche alla luce delle esperienze che abbiamo proprio avuto in questi anni, anche rispetto al mio incarico, dove ho lavorato da vicino magari col mondo delle scuole ma anche con altri giovani, e capito che i giovani, per poterli inserire all'interno di un dibattito pubblico della vita di una città, hanno bisogno di ascolto, di spazio, di poter parlare liberamente anche con un linguaggio nuovo che spesso noi adulti non siamo troppo abituati a ricevere, o quantomeno, e soprattutto di avere dei giudizi sospesi, perché oggi dei giovani viene fuori un'immagine distorta, i giovani sono l'atto vandalico, i giovani sono una fotografia di una cosa che accade negativa, e loro si sentono debilitati in quello che invece sono le loro prospettive, le loro possibilità, perché
ho fatto diverse esperienze in questi anni, magari piccole però significative per loro, perché laddove ho visto che rendendoli protagonisti alla vita della città, anche nella riqualificazione di piccoli spazi, piuttosto che nel poter intervenire, spesso mi vengono a trovare anche in comune proprio per avvicinarli alla vita pubblica, che non è il ruolo dell'amministratore, semplicemente metterci sullo stesso piano e spiegare l'importanza del bene comune, quindi anche nell'ottica di un senso di responsabilità. E devo dire che questa cosa l'hanno apprezzata da vicino, perché si rendono conto che c'è una distanza minore, che loro hanno la possibilità di parlare, perché credetemi, i ragazzi non solo hanno desiderio, ma veramente sono disponibili, sono meno indisposti di quello che pensiamo. Io sono sempre molto positiva nei loro confronti. Proprio in questo periodo ho anche costituito un gruppo di ragazzi provenienti dai 18 ai 35 anni, anche 40, che hanno delle esperienze diverse, e fondamentalmente, per quanto hanno delle esperienze diverse, dicono le stesse cose. Inserirli all'interno di una vita pubblica, e quindi in una vita che riguarda il vivere quotidiano, significa accogliere anche la loro diversità, includere le loro idee, anche se sono a volte scomode o difficili da perseguire, perché significa rimettere in movimento una città che o comunque che è fatta per adulti, perché questo lo dobbiamo dire. E ahimè, io lo dico anche con rammarico, perché con fatica si cerca proprio di... Il processo è un processo proprio di carattere culturale, oltre che fisico, nell'abbattimento di barriere mentali, oltre che architettoniche, perché significa creare dei luoghi laddove adesso, anche a fronte degli episodi che ci sono stati, vi voglio raccontare una piccola esperienza. Anche rispetto agli atti vandalici, o quei luoghi un po' deputati pericolosi della città, che si chiamano Pincio, che si chiamano Rocca, dove spesso vediamo che la provenienza dei ragazzi sono ragazzi, rispetto a degli studi che abbiamo approfondito anche con l'unità di strada, quindi con persone qualificate e con il supporto anche dell'associazionismo, vedo la Caritas che ci ha dato una grande mano in questo senso, e o altre associazioni che si sono avvicinate, andando ad indagare un po' quella che era la presenza di questi luoghi, erano principalmente ragazzi che venivano da provenienze diverse, ragazzi con situazioni difficili, ragazzi che non hanno una famiglia qua, ragazzi che entrano in casa e famiglia, vengono accolti al meglio, ma che non riescono a trovare un posto nel mondo. E quando li abbiamo provati ad avvicinare e a dargli uno spazio anche all'interno della Rocca Malatestiana, vi garantisco che questi ragazzi, con delle attività, si sono messi in gioco con difficoltà, con resistenza, ma lo hanno fatto. Quindi dei risultati possibili ci sono. Io noto che loro hanno proprio bisogno di mettere in piedi delle azioni. Quando prima si parlava che questo convegno alla fine ci sarà un momento di tavolo rotondo, di confronto per dire punti deboli, punti forti, assi di miglioramento, e in quella famosa paginetta bisogna cominciare a scrivere che cosa dobbiamo fare o che cosa possiamo fare, perché anche, voglio dire, l'esperimento fatto con le classi è molto interessante, però sono ragazzi che sono una parte da cui partire sicuramente, perché ci daranno delle indicazioni, ma che io, vedendo l'ascolto di più realtà, molte volte cambiano in base a dove vengono, quello che fanno, perché il ragazzo del paesino, della periferia, dice cose diverse da quello che vive in città, perché ha meno opportunità. Il ragazzo che magari appunto è extracomunitario rispetto a un ragazzo che vive qui, già diverso. Un ragazzo che viene da un profilo di mondo scolastico appunto tecnico ha già altre ambizioni rispetto al ragazzo, quindi il discorso della scuola, delle possibilità di istruzione, quindi di creare anche proprio per loro delle prospettive del mondo del lavoro, e in un termine di integrarli anche all'interno di attività rieducative, laddove i ragazzi vengono sospesi o sono in difficoltà. L'associazionismo è strategico, perché l'associazionismo li può accogliere e rieducare anche a fare attività che sono utili alla comunità, ma a se stessi per prima, perché fanno crescere tutti, cioè loro maturano delle esperienze positive, non si sentono il peggio, prendono l'autostima e così si applicano con più facilità.
È un processo, io mi rendo conto che è una cosa lunga, ma se insieme ognuno di noi veramente crea una proposta e una possibilità, io penso che si possano raggiungere anche dei risultati molto molto importanti. Quindi non voglio prendere troppo tempo, però ci tenevo a dire che noi ci siamo attivati, siamo in movimento. L'ultima cosa, sono esperienze, però ci tengo a raccontarle. Tre mesi fa sono stata in un istituto, al liceo artistico, la Polloni, e quando sono entrata in classe era una prima, quindi sapete, la prima sono anche più timidi degli altri, più ragazzini, quindi ti aspetti che non parli. Ma gli abbiamo attribuito una, come dire, un compito che era la riqualificazione di una banchina europea, quindi con tutti i valori, i modelli, loro si dovevano ispirare. E abbiamo fatto un gioco, perché molte volte li conquisti anche sotto forma di gioco, perché non dell'adulto che detta il compito per casa, il questionario, non ci arrivi. Noi invece abbiamo fatto un gioco, io mi sono avvicinata ad ogni singolo tavolo e ogni singolo ragazzo chiedevo perché l'hai disegnato così, partendo proprio da, credetemi, 27 ragazzi, 27 ragazze hanno raccontato una storia personale, cioè perché dentro un disegno c'era la loro vita. E quando sono uscita io mi sono sentita emozionata, cioè anche proprio rivestita di un ruolo speciale in quel momento, perché mi hanno colto il mio interesse e loro si sono sentiti importanti. Ecco, io penso che ognuno di noi questo lo possa fare. Quindi, grazie. Allora, questo pomeriggio abbiamo, diciamo, un pomeriggio pieno organizzativamente. Dopo la mia introduzione interviene e presenterà il lavoro svolto Manuela Carloni dell'Hauser Marche. Poi avremo un intervento, questo registrato, su rigenerare i territori con Tommaso Vitale. Tommaso Vitale è un esperto, un sociologo che sta a Parigi ed è esperto, diciamo, è titolare della cattedra di sociologia urbana all'Università di Parigi, ed è un esperto di politiche urbanistiche. In questo senso la domanda che abbiamo fatto è come la città può entrare in rapporto con i giovani e come, quali sono le criticità e naturalmente gli indirizzi che dovrebbero dare gli enti locali, i territori, rispetto a questo tema degli spazi nelle città per i giovani. Poi ci sarà, seguirà l'intervento di Claudio Cipitelli, che è un sociologo esperto di politiche e consumi giovanile, si occupa di gestione di processi complessi, formazione e anche ricerca, e che tratterà il tema verso un approccio intergenerazionale alla coprogettazione. Poi seguirà sempre, diciamo, no, cioè conflitti e dialogo fra istituzione e adolescenza, Cipitelli, seguirà Nicola Basile verso un approccio intergenerazionale alla coprogettazione. Nicola Basile è un esperto di coprogettazione e coprogrammazione, svolge il suo ruolo a Milano, è anche docente dell'Università della Politecnica di Milano e si occupa di partecipazione sociale e di valutazione degli interventi delle politiche giovanili. Poi abbiamo un coffee break alle 5, qui abbiamo un piccolo bar all'interno della struttura del Don Oglione, e poi ci confronteremo sul tema dell'amministrazione condivisa con Elena Chiarillo, che è la pedagogista che ha lavorato con Manuela Carloni, e faremo un momento di confronto. Concluderà per Paolo Inserra, che ha come, diciamo, come tema attiviamo un percorso continuativo di amministrazione condivisa per lo sviluppo del territorio. Io do solo questa, l'ho scritta per essere sintetica, per non perdere tempo, quella che è la mia lettura un po' sul contesto di questo progetto, proprio per essere sintetico la leggo. I giovani sono pochi, esprimono un peso demografico leggero e inesorabilmente
pesano poco. Abbiamo un grosso problema, il futuro. Ce l'ha ricordato il Censis nel suo ultimo rapporto. Siamo un paese, come dice il Censis, sonnambulo, cieco, dinanzi ai passaggi, come le crisi demografiche, e in 20 anni abbiamo perso quasi 3 milioni di giovani. Le persone giovani poi sono spesso delegittimate negli spazi pubblici, già molto complicati sia da come gli spazi pubblici vengono offerti ai giovani in termini prettamente di consumo che in termini partecipativi. La nostra riflessione è partita da questo progetto Welfare Cult, promosso dalla Regione Marche, declinato da Climarche e da Hauser Marche come partner, e con il coinvolgimento della scuola Don Orione e del circolo Acri Colle al Metauro, e il progetto è stato condiviso con un'organizzazione che abbiamo già messo in campo in precedenza, il patto di rete di comunità di Pesaro Urbino. Il patto di rete di comunità, che tra l'altro è stato proprio sottoscritto, e quindi abbiamo, voglio dire, una rete già attiva con questi soggetti: Hauser Provinciale di Urbino, Anteas di Urbino, Acri Pesaro Urbino, CDS Marche Sud, Coordinamento Genitori Democratiche Marche, Lega Ambiente, SPI-CGL, FNP CISL, FNP CISL Fano e CISL Pesaro Urbino, Università di Urbino e Cooperativa Labirinto. Quindi abbiamo già un soggetto che ha iniziato a lavorare su questo percorso. Ci siamo posti il tema della partecipazione: come creare le condizioni e le occasioni perché, in questo caso, i giovani possono prendere la parola attraverso spazi di confronto, di azione intergenerazionale, dove si sentono sia titolati che rispettati. Ci siamo quindi chiesti cos'è la partecipazione. La partecipazione deve creare le condizioni affinché coesistano autenticità e consapevolezza. Partecipare dovrebbe essere una scelta consapevole e vedere garantite adeguate condizioni di accessibilità e di informazione. La partecipazione facilita processi di cambiamento e di espressione quando viene in contesti adatti a favorirla. E il contesto adatto a favorirla è l'ascolto reciproco. Per questo gli spazi di partecipazione devono essere aperti, dando la possibilità di esprimersi con l'elaborazione e la rielaborazione di posizioni e anche di opinioni divergenti. Trasparenza e fiducia sono le condizioni di un confronto intergenerazionale. Tutti devono essere accolti, incoraggiati e riconosciuti, andando oltre a quello che normalmente viene fatta la semplice consultazione. Smontare il pregiudizio per cui la partecipazione si può attivare solo se si hanno determinate competenze, quindi saper parlare in pubblico, avere carisma, avere spigliatezza, è una grossa criticità. I giovani che partecipano nei nostri contesti purtroppo sono delle rarità. Le persone giovani sono portatrici di bisogni complessi, analoghi a quelle delle persone più avanti in età. Mettersi in ascolto, far emergere ciò che servirebbe e di conseguenza coprogettare, perché qui entriamo in un percorso dove, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 131 del 2020, gli enti del terzo settore e la pubblica amministrazione sono considerati al pari per il raggiungimento del bene comune. E su questo un articolo 55 del codice del terzo settore ha posto in essere i processi di coprogrammazione e coprogettazione, che erroneamente, sottolineo erroneamente, vengono posti in essere solo nei servizi sociali e nel contesto del welfare. I processi di partecipazione previsti dall'articolo 55 del codice del terzo settore, coprogrammazione e coprogettazione, riguardano la cultura, l'ambiente, le politiche di formazione, le politiche
diciamo, una vasta competenza degli enti locali, tant'è vero che i comuni che hanno elaborato patti che riguardano la coprogettazione e la coprogrammazione, a cominciare dal Comune di Milano, hanno messo in essere l'amministrazione condivisa nella cultura, nell'ambiente, in diversi settori che non sono esclusivamente quelli del welfare. Quindi il welfare c'è, sta dentro una legge nazionale, la 328 del 2000, che istituì i processi partecipativi e le mise in capo i processi di programmazione con i piani di zona. Ma l'applicazione dell'amministrazione condivisa deve avvenire ed essere declinata in tutti gli altri settori. Bisogna chiedere alla politica e ai decisori politici di coniugare spazi e temi di confronto, e per farlo noi dobbiamo mettere in campo un progetto che abbia una valenza di portare in porto una capacità di fare rete delle nostre organizzazioni e di superare gli ostacoli burocratici, perché ci sono ostacoli burocratici per realizzare i processi dell'amministrazione condivisa. Proprio per questo siamo in questo seminario a costruire delle alleanze, e tra l'altro delle alleanze le abbiamo già in parte costruite. Molte volte la partecipazione giovanile rischia di rimanere un esperimento isolato, ecco, facciamo un esperimento, poi vediamo. Se non passa per esperienze di territorio che possono generare quindi una modalità innovativa di prendere in esame questi problemi. Bisognerebbe ragionare sulla opportunità di creare, come enti del terzo settore, con le scuole, gli oratori, le società sportive. Dico le società sportive perché una parte dell'attività dei giovani vengono messi in campo in un contesto che è quello dello sport, e gli strumenti di condivisione delle istanze dei giovani che intendono essere messi in condizione di essere ascoltati e di fornire agli adulti quelle loro richieste di bisogno che noi spesso interpretiamo senza manco ascoltare. Alcune proposte che ci sono, perché in Italia di esperienze ce ne sono tante, le consulte, i processi di partecipazione, di coprogettazione, quindi abbiamo delle buone prassi, ma io vorrei riferirvi, perché in questa città, è strano, ma in questa città, voglio dire, ci sono state cose, visto che abbiamo una storia di questa città, che nel passato, alla fine degli anni 90 ad esempio, un'associazione di volontariato nata in una parrocchia, nata con dei giovani che avevano una idea di portare a termine un percorso in cui il loro protagonismo diventava protagonismo col quale si costruiva nella città un progetto. Questa associazione si chiamava CEIS. Questo progetto che venne istituito quella volta, il progetto adolescenti, parliamo della fine del 90 e prima del 2000, ormai sono passati tanti anni, portò in campo una progettazione che entrò in un percorso di dibattito dell'intera città. Venne fatto un consiglio comunale monografico sul tema, i politici vennero chiamati a parlare dentro il contesto del consiglio comunale, e quindi non la giunta, non il singolo assessore, dentro quel contesto del tema. E poi ci fu quella capacità progettuale di essere stati scelti dall'Unione Europea in un bando in cui l'Unione Europea faceva i primi bandi, parliamo voglio dire dei primi bandi dell'Unione Europea. Questo progetto venne finanziato dall'Unione Europea, che finanziò in tutta Italia 8 progetti. Progetto adolescente nato in un percorso di coprogettazione ante litteram e in un rapporto di amministrazione condivisa ante litteram. Ma non possiamo non citare quello che abbiamo fatto recentemente, perché dobbiamo citarlo, gli stati generali del welfare. All'inizio, o mi sembra sì, forse alla fine del primo mandato della sindacatura del sindaco Steri, un processo partecipato che coinvolse centinaia di associazioni e portò in porto una proposta elaborata nel processo partecipativo.
e non possiamo nemmeno non citare esperienze che facemmo sempre con una fase elaborativa progettuale e molte volte una fase non di continuità nel progetto stesso, per una serie di problemi anche nostri, delle nostre organizzazioni del terzo settore. Parlo del distretto di economia sociale Marche Nord, un'innovazione a livello nazionale ed europeo che partì anni fa, non tanto, nel 2016. Concludo, perché noi siamo in un contesto particolare in questo momento storico, un contesto complicato, un contesto nel quale la visione della politica, anche sui processi partecipativi, è molto, tra virgolette, strumentale, tant'è vero che la stessa Commissione europea, in questo testo di raccomandazione, invita, pensate, guarda caso, scrive: i processi partecipativi non si devono aprire e chiudere nelle campagne elettorali. Documento dell'Unione Europea. I processi partecipativi oggi sono la soluzione di quello che può essere il mancato coinvolgimento dei cittadini e la completa e anche complicata rapporto che porta al non voto dei cittadini stessi. Purtroppo dobbiamo anche evidenziare che la nostra politica abbandonò il ruolo dei quartieri, delle circoscrizioni, vennero abbandonate tante occasioni dei processi partecipativi. Quindi rivolgo la mia città, è una provocazione, è una sfida. Questi ragazzi poi che abbiamo, questo lavoro che abbiamo fatto, che va esteso, che va ampliato, che va assolutamente portato a compimento con altre, anche con altri interventi, questi ragazzi hanno raccontato delle cose interessanti, questi ragazzi e questi giovani, che adesso Manuela Carloni vi illustrerà in maniera anche sintetica, ma perché vi fa capire cosa c'è dietro a questo tipo di processo e quanto sia importante per noi dare seguito. Parlo per noi, anche per le associazioni che con il patto hanno posto in essere questo obiettivo della comunità educante, che è un obiettivo, è una sfida alta, alta. Quindi, Manuela, dacci un po' quello che siamo riusciti a ricavare da questa giornata di lavoro. Mattina e sera, fino a mezzanotte. Allora, intanto, buonasera a tutti, bentrovati. Ringrazio intanto Acri Marche per l'occasione, questa importante occasione di collaborazione con AUSE. Abbiamo sempre lavorato assolutamente in varie, esatto, e lo facciamo all'interno di questo progetto Welfare Cult, che è un progetto regionale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che passa attraverso un bando della Regione Marche, che ormai è praticamente concluso. E all'interno di questo progetto, come dice il nome, Welfare Culturale, abbiamo pensato che la questione della partecipazione dei ragazzi, dei giovani, sia squisitamente un problema di welfare culturale. Welfare culturale significa tutte quelle attività culturali che non sono, come dire, subite, ma sono agite, dove le persone sono protagoniste. Quindi abbiamo pensato ad un progetto che abbiamo messo a punto io insieme a Elena Chiarillo, che è la pedagogista che qui, alzati un attimo Elena, per vedere da tutti, eccoci qua. Elena ha partecipato con noi già anche a tutto il percorso con il quale siamo arrivati al patto di rete di comunità, e ha fatto un percorso come facilitatrice e come pedagogista. Insieme, quindi, io e lei abbiamo messo a punto queste due facilitazioni. Sottolineo facilitazione, come dice giustamente la parola, sono attività con le quali si cerca di facilitare la partecipazione delle persone.
Insieme a noi hanno, come vedete, hanno svolto il ruolo di facilitatori insieme ai ragazzi, in particolare la mattina Maurizio Tomassini, Francesca Conti di Anteas e Nicola Giannelli dell'Università di Urbino, che tra l'altro l'Università di Urbino è uno degli stakeholder che ha sottoscritto il patto di rete di comunità. Come vedete, le metodologie educazione attiva, icebreaking, quindi tutte quelle attività che servono per facilitare soprattutto la parte iniziale di partecipazione, e Mentimeter, che è un software molto, molto simpatico con il quale si può avere immediatamente il risultato rispetto a cosa pensano le persone, e il risultato viene esploso attraverso una visualizzazione che anche, diciamo, rende anche l'idea insomma, di ciò che le persone dicono. Le due classi, lo diceva prima Maurizio, con le due classi seconde del Donorione, una seconda dell'istituto tecnico e una dell'istituto professionale, 39 ragazzi, di cui 3 ragazze, e i ragazzi del ciclo Achille Tauro PS, 21 ragazzi, di cui 8 ragazze. L'obiettivo, ascolto intergenerazionale appunto sul tema della città e del territorio, è avviare appunto un percorso di partecipazione con le ragazze e i ragazzi nella prospettiva di un'amministrazione condivisa, plurale e inclusiva. Noi pensiamo che un'amministrazione condivisa, effettiva, non deve lasciare fuori nessuno, e sicuramente il punto di vista dei giovani è un punto di vista di cui dobbiamo tenere conto, perché noi, e queste sono alcune immagini di come è andato il lavoro. La prima cosa che abbiamo chiesto ai ragazzi è: quando esci dove vai? Perché il primo approccio che i ragazzi hanno con la città è nel momento in cui escono di casa, no? E queste sono state le loro risposte, le ho abbastanza sintetizzate, diciamo che le ho messe tra l'altro, guardate, in ordine di preferenza. Come prime vedete le strutture sportive, incredibile come siano numerose le attività sportive che i ragazzi, almeno 16 anni, fanno a quell'età, di tutto, dal taekwondo, che è tra l'altro svolto anche dalle ragazze, quindi non c'è tanto differenza, non c'è più differenza nei vari sport tra ragazzi e ragazze, a sport di movimento, insomma veramente una ricchissima partecipazione, tant'è che alla domanda, quando abbiamo fatto l'icebreaking, sport, dovevano posizionarsi sulla stanza da una parte o dall'altra a seconda di dove erano, sport guardato o sport agito, erano tutti sullo sport agito, a due o tre erano in mezzo che hanno detto: ma a noi ci piace anche guardarlo. Questo per farvi capire come davvero lo sport, e questo è un elemento, lo diceva prima anche l'assessora, lo diceva prima anche Maurizio, è un elemento di cui dobbiamo tenere conto. Dobbiamo anche tenere conto quando pensiamo alle strutture sportive che sono sul territorio. Centro città, ovviamente, spazio all'aperto, negozi e supermercati. Negozi e supermercati è stata una cifra riportata dai ragazzi, ma riportata anche la sera dai giovani del ciclo Achi. Quindi amici, bar, discoteca ovviamente, e i giovani di circolo, Acri ovviamente, invece al primo posto per loro c'è il circolo.
Tra l'altro a Villanova sul Metauro, devo dire che evidentemente il circolo è anche forse il luogo più strutturato per la partecipazione, e lì i ragazzi hanno raccontato che fin da piccoli avevano l'abitudine, no, di frequentare il circolo. Quindi bar, supermercati, università, chiaramente la sera, ecco, quei giovani che lavorano vanno anche all'università, e poi insomma la discoteca. Alla domanda invece cosa non può mancare in una città, ovviamente gli studenti sono tornati sul discorso delle strutture sportive di ogni tipo. E guardate, sulle strutture sportive di ogni tipo, tra l'altro, hanno anche denunciato il fatto che molte di queste sono in uno stato, non voglio dire di degrado, ma poco fruibili da parte loro. Servizi pubblici, le case popolari, i trasporti efficienti, le fontanelle, il wifi, ovviamente, no? Per i ragazzi il fatto di avere il wifi gratuito è fondamentale. I bagni pubblici, poi l'ospedale, l'istruzione adeguata, il parco, luoghi per i ragazzi e poi negozi, bar, supermercato, e non è mai mancato il kebab bar. Come vedete, anche realtà che fanno parte di altre culture oramai sono parte integrante della cultura dei ragazzi, anzi per loro è proprio una roba che non deve mancare in una città, non potersi fare un panino dal kebab. I giovani del circolo, già siamo appunto in una età un pochino più grande, tra i 20 e i 30, ovviamente il circolo A non deve mancare. Poi ristorante, università, biblioteca, le strade ben asfaltate e illuminate. Ecco, già i giovani a quell'età notano com'è importante avere anche servizi, no? Dove, con i quali si possa vivere la città, quindi le strade ben asfaltate, illuminate, e gli eventi. Gli eventi, cioè avere momenti di aggregazione pubblici con i quali stare insieme, vivere insieme delle esperienze. A questo punto, che cosa abbiamo fatto? Anzi, torno un attimo indietro. A questo punto, sia al mattino che al pomeriggio, abbiamo detto: bene, ci avete detto dove andate, ci avete detto che cosa non deve mancare. Ma qual è la vostra città ideale? Quale sarebbe la vostra città ideale? Proviamo a immaginare un progetto. La mattina abbiamo detto la città ideale, la sera a Villanova abbiamo detto: immaginate di avere un ampio spazio a vostra disposizione, un capannone in disuso da riqualificare. Che cosa ci mettereste dentro? Proprio per caratterizzare meglio anche, no, la scelta di quei servizi aggiuntivi che potrebbero invece qualificare la vita all'interno di una città. E queste sono state le risposte. Gli studenti del Don Orione, intanto ovviamente strutture sportive efficienti, vedete, è sempre la prima cifra di cui parlano, e hanno parlato però anche di strutture per chi è meno fortunato, per accoglienza e posti caldi. Hanno parlato di Caritas, hanno parlato di luoghi per chi davvero non ha le stesse possibilità degli altri. E guardate, la questione di avere servizi pubblici per i ragazzi è venuto fuori diverse volte. Per loro è una questione fondamentale. Tra l'altro parliamo di due classi, no? Qui al Don Orione non parliamo di un liceo classico, parliamo di ragazzi che magari sono anche in una fascia più problematica, ma che dimostrano davvero di avere una grande sensibilità rispetto a quelli che sono i valori della comunità. Quindi prima diceva l'assessore, no? L'assessore, quando parliamo di giovani vi abbiniamo subito al bullo, a quello che fa l'atto vandalico, eccetera. Se invece noi li mettiamo nella condizione di essere ascoltati, ci fanno tutta un'altra narrazione. Tant'è che noi li abbiamo un pochino sfidati la mattina, gli abbiamo detto, perché immaginate 39 ragazzi, non è semplice insomma relazionarsi con loro, li abbiamo un po' sfidati, gli abbiamo detto: guardate ragazzi, la questione è questa. Solitamente gli adulti, quando parlano di voi, parlano dei bamboccioni, di quelli che danno fastidio. Noi invece abbiamo fatto una scommessa che
con voi è possibile, cioè che voi siete, non siete cittadini domani, siete cittadini di oggi, e che avete la possibilità di essere ascoltati. Noi non siamo qui per ascoltarvi. E vedete, hanno parlato di strutture per chi ha difficoltà di apprendimento, museo dell'arte laboratorio, cioè un museo dell'arte dove si possono anche fare delle cose, trasporti pubblici ramificati ed efficienti, fontanelle. Le fontanelle è veramente una, l'acqua, no? Avere l'acqua depurata come bene comune, esatto, discoteche, poi piazze e luoghi di incontro. Vedete però che com'è appunto, no, la cifra che riguarda appunto gli aspetti qualificanti della città. E poi i giovani del ciclo A li aggiungono, ho messo aggiungono perché un po' tutte quelle questioni sono venute fuori anche dai loro progetti, e ovviamente hanno messo anche delle cose un pochino più raffinate, percorsi fitness, no? Largo sportivo, piscina, cinema senza barriere architettoniche, orti sociali. E guardate, questa cosa degli orti sociali ve la voglio sottolineare, perché in particolare Maurizio, quando si è prima che loro iniziassero a fare i loro progetti, perché prima hanno fatto il progetto e poi hanno scelto i materiali, avete visto, noi abbiamo messo la creta, materiale anche molto duttile, e guardate, materiale che non è stato facile, perché i ragazzi non sono più tanto abituati a manipolare, quindi il fatto di sporcarsi ha avuto di... però poi alla fine ci hanno preso gusto, perché la creta è così, poi ti affascina. Stavo dicendo, gli avevamo detto, guardate, voi dovete proprio dire la città come la vorrete voi, per stare bene voi. Eppure loro ci hanno messo le strutture per gli anziani, le strutture per i giovani, hanno messo gli orti sociali, perché hanno pensato anche a strutture intergenerazionali, campo da bocce, e tra l'altro è bellino perché nel progetto il campo da bocce era vicino alla piscina, vicino anche alla palestra, no? Più dedicata ai giovani, l'area camping e picnic, centro compiti e giochi per i bambini e l'area studio. E qui rispetto al centro compiti e giochi per i bambini, tutti i ragazzi del circolo ricordavano con grande passione e grande, come dire, affetto, il circolo, il centro sociale dove da bambini andavano a fare i compiti e a giocare. Loro hanno detto che tutti i pomeriggi andavano per 2 ore nel centro sociale, che forse non c'è più lì, dove appunto andavano insieme a fare i compiti e a giocare, e lo ricordano come qualcosa di straordinario. Vedete come la questione dello stare insieme è sempre importante per loro. Allora noi ci dobbiamo chiedere quali sono le opportunità che diamo oggi ai ragazzi per stare insieme tra di loro. Pensiamo per esempio a quante scuole il pomeriggio sono chiuse, la butto lì. Certo. E poi la biblioteca. La sottolineatura della provenienza che caratterizza il mio proprio da qua, perché la seconda parte dei ragazzi che vivono a Villanova e che hanno un contesto sociale più piccolo descrivono cose che nella città già ci sono, e certo, la parte alta non infatti mancano. Infatti, esatto, proprio così. Quindi cerchiamo di abbiamo un po', perché su questa questione poi ci siamo risentiti per capire quali erano i messaggi che sono emersi. Allora, noi crediamo che siano emersi questi 4 importanti messaggi da questa esperienza con i ragazzi. Intanto la disponibilità a ragionare sulla città e a continuare a interessarsi. La mattina, alla fine della mattinata, guardate, è stata una mattinata in cui hanno lavorato tanto, abbiamo chiesto, allora, ragazzi, non si fermerà qui, noi l'esperienza che voi avete fatto con noi la vorremmo proporre anche ad altri ragazzi, vorremmo andare avanti. Chi è interessato di voi? 15 ragazzi hanno alzato la mano, su 39, sono tanti. E lo stesso il pomeriggio la sera con i giovani. Denuncia sulla questione della poca cura dei beni pubblici. Particolare come noi che accusiamo i ragazzi di fare bullismo e di rovinare, no? Siano loro che invece chiedono maggiore cura. Ecco, per esempio, su questa questione della cura del bene pubblico
sarebbe molto interessante aprire un'interlocuzione con loro per capire insieme che cosa succede, perché probabilmente anche loro spesso passano da poca consapevolezza di quello che sono, di quello che è un bene pubblico, quando invece ci dimostrano che se li fai ragionare e se li ascolti, questa consapevolezza c'è. Attenzione quindi ai beni pubblici intesi come valori della comunità per la possibilità di poter usufruire al di là dello stato sociale ed economico di appartenenza. Guardate, parlavano di case popolari. Ci devono essere case popolari perché ognuno deve avere una casa. Evidentemente loro ascoltano le narrazioni, non è vero che sembrano, no, disinteressarsi da tutto, perché è una, se questa narrazione è uscita vuol dire che fa parte della loro consapevolezza il fatto di avere un contesto difficile per alcune persone, che non è adeguato e che non offre servizi adeguati. E poi l'altra questione che vorremmo sottolineare è l'intergenerazionalità delle strutture di comunità. Malgrado noi gli avessimo detto ma tu devi mettere le cose che per stare bene a voi, loro hanno pensato che non si sta bene se non si sta insieme, se non, le generazioni non trovano un luogo dove potersi relazionare e poter anche imparare l'uno dall'altro. Mi soffermo un attimo su questa immagine di questo Paesi, diciamo, panoramica, perché come vedete c'è un libro bianco e il libro bianco non è stato scelto a caso. Vorremmo anche oggi pomeriggio iniziare a scrivere un libro insieme, questa era un po' diciamo l'idea. Bene, vado verso le conclusioni. Quindi, cittadini di domani o cittadini di oggi? Noi crediamo che siano proprio cittadini di oggi, e l'idea di città non può essere appannaggio solo degli adulti, come spesso, troppo spesso accade, forse quasi sempre. Accettare le sfide, trovare gli strumenti per ascoltare tutti, lo dicevo prima, siamo apposta partiti da un contesto che può sembrare, poteva sembrare più, meno facile, diciamo così, perché gli strumenti giusti, lo diceva benissimo prima anche l'assessora, possono essere trovati, sta a noi adulti immaginare quali possono essere per far sì che tutti possano partecipare e dare il loro contributo. Metodologie e strumenti per una partecipazione effettiva. Sottolineo in questo caso la libertà che può avere il terzo settore nell'essere protagonista, nel proporre percorsi di partecipazione con delle modalità differenti. Cioè noi come terzo settore, le associazioni hanno gli spazi, hanno i volontari, hanno le professionalità per fare questa sperimentazione. Ecco, noi vorremmo semplicemente, no, noi non vogliamo essere come quelli, no, non la sappiamo, no. Noi vorremmo proporci come, come dire, soggetti interlocutori dentro coprogrammazione e coprogettazione, dentro per esempio i patti educativi con le scuole. Le scuole, voi sapete che ormai da un paio d'anni possono sottoscrivere patti educativi di comunità anche con i soggetti del terzo settore, proprio per ricercare questi strumenti insieme, quindi non per dare il piccolo servizio, compiti, pomeriggio, no, anche proprio per fare coprogrammazione, quindi non solo coprogettazione, ma coprogrammazione e ragionare insieme su quelli che sono i bisogni del territorio e su quelli che sono le risposte e gli strumenti che possiamo dare. È un po' quello che abbiamo fatto con Vita, prima nel percorso per arrivare al patto di rete di comunità, io credo che lo dovremmo riproporre su un'area più grande. E poi, l'ultima questione, l'importanza di della centratura più che sui temi, sul processo, il processo di partecipazione e di democrazia. Ho quasi terminato, non potevo non citare il nostro presidente Sergio Mattarella, che dice: la partecipazione dei giovani alla vita della città è il segno di una comunità dinamica e aperta al cambiamento, come, no? Che credo che sintetizzi. Però ho anche voluto citare D'Argento Amico, se qualcuno di voi ha visto Sanremo, ha fatto quella bellissima canzone sull'onda, dove parla per l'appunto, no, dei migranti.
praticamente, che dice: io stavo bighellonando e ora ho una parte nella tua vita, una piccola partecipazione, lo so, un ruolo marginale rispetto al sogno, ma mi trovi buon buono che aspetto il tuo risveglio seduto sul comò. Come dire, abbiamo avviato una partecipazione, adesso vediamo come va avanti, eh? Vediamo, la sfida è per noi. Ecco, conclusioni: attivare l'ascolto e la partecipazione delle giovani generazioni è un compito di tutta la comunità, e questo dobbiamo decidere se siamo d'accordo. È possibile confrontarsi per ricercare insieme tempi, spazi, strumenti, modalità al fine di renderla possibile. Buon lavoro a tutti noi. Grazie Manuela. Adesso se mi apri. Allora, abbiamo fatto un'intervista a Tommaso Vitale con questo compito di capire, lui è un esperto di sociologia urbana, di capire cosa succede nelle città nel rapporto tra giovani e spazi a loro riservati e con quale modalità le città, qui in generale, si rapportano con i giovani in un contesto che poi andiamo a leggere nei nostri territori, è un contesto che ha una valenza fortemente centrata su quello che è il presupposto che le città hanno, che è un presupposto prettamente e alcune volte esclusivamente di tipo commerciale. La domanda che gli ho posto e poi la risposta che mi ha dato. Scusa un attimo, provo un attimo a condividere, così me lo vede anche allora, no? Non lo vede. Okay. Deve andare su. No, è aperto, però vabbè. Vado. Vai, sì. Prima devi far partire. Ah, ok, prima lo devo far partire. Aspetta. Ecco. I danni, i nostri territori, noi, sì. Nostri comuni. Il tema dell'occupazione degli spazi determina spesso anche una conflittualità con il residente. Questo tema che è al centro di questa nostra riflessione, generazioni a confronto, trova questa criticità che sempre più determina anche una diversità tra generazioni. Come possiamo iniziare un percorso dove questo tema dello spazio, della cultura dello spazio può determinare un cambiamento in funzione della crescita dei giovani? Ma questa è una domanda fantastica e parlo molto veloce al cuore della situazione, al cuore della vicenda. Allora, prima di tutto, in tutte le città diversi gruppi e interessi competono sulla terra, sullo spazio, è proprio il fondamento della città. C'è poco spazio, ci sono molte persone che hanno interessi differenti e se parla degli studi urbani si chiama Urban Land Nexus. Comunque ci sono dei conflitti. Allora, è chiaro che ci sono dei conflitti sullo spazio pubblico, sull'uso dello spazio pubblico, anche perché i giovani sono usciti un po' sconfitti. Perché adesso guardiamoci in faccia molto chiaramente. Non siamo più in una fase in cui l'urbanistica si sviluppa facendo appartamenti e commerci, ma anche spazio pubblico per la convivialità e la socialità delle persone. Non siamo più in una fase in cui le città si espandono con un buon equilibrio di spazi per lo sport popolare, cioè che costino, almeno costino poco, in cui lo sport sia volontario, si parte animato da volontari e non si debbano spendere migliaia di euro per pagare l'affitto,
c'è un po' meno un'urbanistica che si espande attraverso il buon uso del fondiario per fare parchi e giardini in cui urlare, gridare, cantare e suonare senza disturbare chi viene. E gli spazi pubblici più urbani del centro città sono in questa fase estremamente colonizzati e presi da un potere forte del commercio che mercifica ogni centimetro quadrato. Allora, è ovvio che quello che dico non ho niente contro il fatto che si densifichi e si costruiscano case, e che sia una buona cosa, che ci sia una buona attività economica che dà lavoro attraverso il commercio e attraverso una mega espansione delle attività di ristorazione. Però ci deve essere un equilibrio, ed è un equilibrio urbanistico, è un equilibrio nello spazio, perché tutte le volte che si danno, diciamo, conflitti forti tra abitanti e giovani, cioè sostanzialmente tra chi vuole dormire e chi vuole giocare, tra chi vuole mangiare, riposare o acquistare e chi vuole giocare, cantare, usare un pallone o danzare in piazza, è perché si è troppo compresso lo spazio per la convivenza. Ovviamente, a volte queste cose degenerano perché sono o sovillate da piccola criminalità organizzata che ha altri fini strategici, o sovillate da esasperazione che porta quasi alla violenza. La violenza non è mai accettabile, abbiamo delle regole di protezione pubblica. Però che ci sia una tensione è segnale del fatto che si sono troppo svuotati i metri quadrati a disposizione dei giovani per fare belle, sane, importanti attività, rumorose e libere. E allora ci vogliono politiche pubbliche e ci vuole un'urbanistica attenta ai numeri e ai metri quadrati. Non basta semplicemente dire attenzione a non degenerare o a pensare qualche attività di mediazione nel momento in cui si è nel vivo delle tensioni. Bisogna anche darsi uno sguardo, una prospettiva di medio lungo periodo. Non è possibile immaginare che ogni forma di gioco, a parlare di quello che è un diritto, è una forma espressiva fondamentale nella crescita di tutti, dai bambini fino agli anziani. Non è pensabile che ogni forma di gioco debba richiedere 10-15 euro a serata. Non è pensabile che tutto debba essere mercificato dentro degli spazi che sono degli spazi di consumo. Ci devono essere delle possibilità di gioco che siano più sportive o più musicali, che siano più di danza, come si voglia chiamare, o più di chiacchiera e confidenza, ma ci deve essere uno spazio di gioco nel doppio senso del giocare, ma anche della possibilità di interazione un po' piacevole, che siano prodotti e tutelati. Noi non possiamo avere soltanto i ragazzi più ricchi o più a loro agio che si permettono di avere una bella e piena socialità perché hanno la possibilità di pagare degli spazi di attività fisica o di chiacchiera adeguati alla loro età. Dobbiamo tornare a delle politiche di convivialità. La convivialità, attenzione, non è semplicemente diamoci dello spazio in cui mangiare e giocare insieme. Il significato prima di questo termine nelle scienze sociali, il termine convivialità, è una forma di demercificazione che permette di mangiare insieme, chiacchierare, ballare, giocare, fare sviluppo, pensare grandi avventure insieme o semplicemente rilassarsi un po' di tempo per non essere giudicati. Ma è uno spazio di demercificazione. Mercificazione non vuol dire che si
che si fa un circolo o un luogo di socialità, si debba dare il caffè o la birretta gratis, ma vuol dire che c'è una frontiera tra dare un caffè a un euro e dare un caffè a 10 euro, c'è una frontiera e spesso, e questo vuol dire che ci deve essere una politica che permette delle locazioni agevolate per degli spazi di convivialità che non fanno profitto, possono permettere che i gestori abbiano uno stipendio degno, ma che devono essere degli spazi di sport che non sono solo all'insegna della competizione, del professionalismo e del profitto, ma che possono permettere di avere delle compartecipazioni alle quote associative sportive all'altezza di quelli che sono le risorse scarse di persone all'inizio della loro attività lavorativa, o che sono le risorse scarse di un adolescente. Ci devono essere degli spazi in cui poter danzare senza investire 100 euro. Ci devono essere degli spazi in cui poter chiacchierare senza dover lavorare una settimana per poterlo fare. Questa dimensione che attiene allo spazio pubblico, ma anche allo spazio semipubblico, coperto ma comunque accessibile, è una dimensione di diversificazione, è una dimensione che chiama in campo delle politiche ambiziose. Non sono politiche costose, però sono politiche redistributive che redistribuiscono lo spazio di disposizione. Vogliono sani principi, cioè il gioco, la danza, lo sport, l'energia, non sono brutte cose, sono l'essenza, come dire, lo spirito bello del crescere insieme, anche in tutte le età, ma molto più intenso nella crescenza. E bisogna dotarsi di strumenti di politica pubblica perché questa diversificazione sia possibile. Finché non ci saranno metri quadrati, un po' all'ombra d'estate e un po' riscaldati d'inverno e un po' freschi la primavera, finché non ci saranno questi metri quadrati a disposizione per i giovani cercheranno sempre gli interstizi, saranno sempre un po' marginalizzati da alcuni luoghi di consumo, rischieranno sempre di entrare in conflitto con chi ha tutto il diritto di riposare, di dormire o di avere, come dire, degli spazi di privacy e di intimità tutelata senza eccessi. Bisogna che ci siano anche spazi per la convivialità dei giovani. Senza questo perdiamo tantissimo, perdiamo la loro crescita, ci mettiamo in condizioni di super conflitto nei centri cittadini e perdiamo anche nel respiro democratico, perché comunque i luoghi di convivialità certificati per i giovani sono luoghi di fantasia e di invenzione per sé, ma spesso si traducono anche in grandi generosità, grandi solidarietà e grandi investimenti sul mondo. Grazie. Me lo giri. Sì, ok, adesso è quasi chiaramente arrivato. Eccoci qua. Ok. Non ha chiesto di entrare. Ok. Allora cominciamo. Allora. Se Basile mi chiede di entrare, lo ammetto. Va bene, adesso. Claudio Cipitelli. A Claudio Cipitelli gli abbiamo dato questo tema per questo pomeriggio, che ha, diciamo, da svolgere nello specifico. Abbiamo detto che Claudio
Civitelli è un sociologo, esperto di politiche e consumi giovanili, si occupa di gestione e progetti complessi, formazione e ricerca, anche in attivo numerose pubblicazioni scientifiche, e il suo intervento è specificatamente stato centrato. Verso conflitti e dialogo tra istituzioni e adolescenza. Scusa, ho dovuto leggere. E quindi diamo la parola, sei collegato ai. Signore, la necessità di condividere un PowerPoint. Vabbè, sì. Devo autorizzarmi. Sì, sì, ah, certo. Aspetta, devo autorizzare. Allora, vediamo. Allora. Il rettangolo con la freccia. Il rettangolo questo. Ma questo. Si vede? Sì, vede. Ok. Bene. Ok, perfetto. Allora ho condiviso direttamente. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. C'è l'invito. Ah, c'è, ok, come tutti siamo reduci di un'influenza, di un raffreddore, di qualche cosa, quindi la mia voce è quella che vi accontenterete. Io faccio il sociologo, quindi come prima cosa vi sparo là un paio di dati, tanto per avere il campo da gioco. Ecco. Questa è la piramide dell'età della provincia di Pesaro-Urbino. Come vedete, della piramide non ha più nulla, neanche niente. È diventato un salvadanaio con una base molto ristretta, che sarebbero i giovani, e poi a mano che si sale una grande pancia, questa pancia però continua a salire fino all'età di 75-79 anni, 80-84 anni. Quindi la condizione che noi dobbiamo assumere dai giovani è a partire dalla base, cioè dovremmo immedesimarsi in questa base e addosso di sé questo enorme corpaccione di adulti e anziani che, come dire, sembrano non finire mai. Come si... questi sono invece di vecchiaia, ecco, nella vostra provincia. Quindi di vecchiaia della provincia di Pesaro, Urbino, dice che ci sono 206-207 anziani per ogni 100 giovani. E che il ricambio della popolazione attiva, il ricambio, è 148. E significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. Allora, voi capirete che stiamo ragionando di qualcosa che non è, non sono semplici numeri, ma è, rappresenta plasticamente la condizione giovanile, un pezzo di condizione giovanile dal quale non possiamo prescindere. I cittadini tra i 15 e i 34 anni, che sono i giovani secondo i rapporti IARD, sempre nella vostra provincia sono 68.606, se volete vi dico anche maschi e femmine, però sono più le femmine in questa fase. E un pochino più di femmine, i cittadini di 67 anni e oltre sono 78.254 e qui le femmine sono molte di più rispetto ai maschi, quasi 10.000 in più. Allora voi comprenderete che non è facile per un panel di popolazione giovanile mai così ristretta nella storia patria, come si trova a vivere in una città nella quale non è neanche ingombrantemente numerosa. Non so come dire, la mia generazione era baby boom, noi eravamo tanti, si stava dappertutto e quindi in qualche modo la nostra visibilità era forte. Questi ragazzi sono stati definiti, questa generazione e anche la precedente, è stata definita dai coniamanti e da Massimo Livibassi, in un libro del 99, sono 24 ore, una generazione scarsa di invisibili. E quando è che si rende visibile? Quando tenta disperatamente di mutare, tentare di mutare l'etica e l'estetica urbana. Io vi ho posto due immagini, un'estetica
Questo è molto rassicurante, devo dire la verità, sono dei riders molto bravi, molto famosi, molto, molto educati, diciamo così, della città di Roma, e accanto un'estetica che rassicura quella grande pancia del salvadanaio che non è più una piramide. Un ordine di un certo tipo, dall'altra parte un apparente disordine che in verità mischia molte cose. So che siamo un po' in ritardo con i tempi, quindi non mi attarderò, andrò piuttosto velocemente, ma mi permetto appunto dare questo. In questi giorni, in quale condizione, in quale mondo si trovano a vivere? In quale mondo? Si trovano a vivere un mondo pieno, dice Michel Serre, grande epistemologo francese, da 2 a 8 miliardi nel corso di una sola vita. Siamo passati da un mondo sostanzialmente vuoto a un mondo assolutamente pieno, pieno di gente che non muore mai, lunga aspettativa di vita. Fino a oggi nessuna esperienza di guerra diretta, anche se, come dire, mozzica i piedi di questa generazione i conflitti al nord e al sud. Non conoscono la fame, hanno meno sofferenze per le malattie, ma hanno genealogie complesse. Hanno sicuramente virtualità, connettività e reti social, che li rende una delle generazioni più potenti e più intelligenti che abbiamo calpestato in globo terracchio, tanto per usare un termine che va di moda in questo momento, ma indubbiamente anche più stigmatizzati, proprio per loro essere all'interno di quello che per lungo tempo abbiamo chiamato un mondo virtuale, che invece è di straordinaria realtà e permanente. C'è il significato del lavoro mutato, tutte le indagini sul lavoro, insomma, ci stanno dicendo che è davvero mutato, e chi lo sta osservando questa mutazione? Quali sono le ricerche antropologiche che ci dicono dove sta andando il significato del lavoro? Ma anche con lo spazio, ma nel rapporto uomo-donna, una sofferenza straordinaria per una generazione che sta tentando di adeguarsi alla fortissima modernizzazione del posto industriale, quindi con un ruolo della donna straordinariamente pervasivo e fantasticamente, finalmente performante. Però evidentemente, come dire, i giovani, soprattutto di sesso maschile, non è che facciano fatica in questo cambiamento. Il mutato rapporto con il corpo, perché adesso non è più vero finché c'è la salute, eccetera, eccetera. Oggi potremmo dire finché ci sono relazioni sociali si sta bene, fuori dalle relazioni sociali, contrario, è un disastro. E questo lo potete leggere in un libro che io non prendo i soldi dalla bolla di Berlinghieri, anche perché è un libretto molto piccolo, sono 70 pagine, ma lo raccomando soprattutto a chi amministra la cosa pubblica, perché si deve rendere conto che amministrare la cosa pubblica con l'occhio del Novecento, sì, vabbè, possiamo attappare le buche, questo possiamo fare delle cosine carine, ma non si va molto avanti. E Michel Serre dice, guardate che noi continuiamo a proporre contesti tipici di un'epoca che essi non riconoscono più, attenzione. Noi continuiamo a proporre cose, loro carinamente ce le ripropongono, perché anche io faccio interrogazioni, faccio, come dire, soprattutto analisi qualitative dei ragazzi, e loro molto spesso ti dicono quello che pensano che noi ci vogliamo, che vogliamo ascoltare, ma in verità quello di cui loro hanno davvero bisogno è davvero un altro paio di maniche, un'autonomia, una cessione di potere, come vedremo, e soprattutto un'autonomia di gestione di spazi, come diceva Tommaso Dali, che usano altri quadri demercificati che possono anche essere interstitti. Io da questo punto di vista la vedo in maniera un po' diversa da lui, e che comunque è assolutamente importante tenere presente. Allora torniamo ai fondamenti, torniamo a, diciamo, il capitalista sta dicendo cose un po' insieme. No, questa è la dichiarazione dei diritti del cittadino del 1793. Guardate che un popolo ha sempre il diritto di rivedere, di riformare, di cambiare la Costituzione come intendiamo nel 1793, quindi gli ordini. Una generazione non può soggettare le sue leggi le generazioni future. E noi invece stiamo assistendo in questi ultimi anni a un'ossessione legislativa che molto spesso è virata verso la repressione della qualsiasi.
adesso sta uscendo un DDL per raccontare le pene sulla scuola, la violenza a scuola, quando noi tutti sappiamo che questa scuola, chi la frequenta, sa che la violenza nella scuola è rappresentata dalle persone che si fanno autolesionismo, si fanno bracci, come mi diceva stamattina la preside, che mi diceva dobbiamo rincorrere le persone perché non si buttino dalle finestre. E io mi dicevo, per quei 4-5 casi eclatanti e quei tanti casi diffusi del genere, perché al contrario, come si dice prima, sbloccano. Allora vale la pena di tornare a quello che Timo di Cartonash ripeteva all'indomani delle famose balne parigine. E questo noi dovremmo avercelo sempre in mente quando parliamo di giovani. I giovani pretendono rispetto, riconoscimento e rappresentatività. Rispetto, lo vedremo dopo, per il ruolo che hanno in questo momento nella società. Il riconoscimento, che lo vedremo più avanti, forse ce ne vediamo, e come dice Benjamin, loro sono il centro del castello. E se non riconosciamo questo fatto che noi abbiamo pochissimi giorni, avete visto la disoccupazione scolastica, è raccapricciante. Tra i giovani immigrati, però residenti, il 40% è scoperto dalla scuola. Noi non li conosciamo, abbiamo pochissimi giovani, non riusciamo neanche a fare lo sforzo per tenerli in trattamento, come direbbe un medico, come tenerli nella nostra scuola, perché è lo straordinario presidio di democrazia, ma anche di integrazione, invece li spendiamo. E poi rappresentatività, che non c'entra niente con la rappresentazione, perché io troppo spesso vedo nei comuni, nei municipi, forme di rappresentazione giovanile, teatro. La rappresentatività è sempre conflitto. Guardate, non è possibile che non ci sia un conflitto, perché le posizioni rispetto a, ad esempio, l'etica estetica urbana sono diverse. Lo dicevano fin dal 2011, io stavo a Barcellona durante gli anni Ragnados, casualmente, perché andavo a vedere il Sonar, un grande evento di musica tecno, che seguivamo appunto per lavorare sui consumi di sostanze, c'era questo cartellone che vale anche oggi. Questa generazione non è antisistema, come qualcuno vorrebbe dire. Loro si percepiscono il sistema contro di loro. Anti sono sullo sopra. E questo è particolarmente grave, perché guardate, noi da anni ormai sentiamo parlare della comunità educante, partecipazione, coinvolgimento. Ecco, questo è un ragazzo che mi ha detto, sì, ho capito, ma quando il patto ha la forma di un regolamento, tu vuoi fare un patto con me, ma metti davanti un regolamento. Esattamente, cosa non sono chiamato a patteggiare? Questa è la domanda. Noi cosa siamo disposti a patteggiare? E non è un patteggiamento a costo zero, eh? Non è un patteggiamento con gli affetti, patteggiamo. No. Perché se si vuole lavorare alla costruzione di un patto tra le generazioni, dobbiamo accettare che tale costruzione deve portare con sé la modificazione. E guardate che la modificazione ha preso, per esempio, la mia città, Roma, quello che è bello. Senza modificazione, ma guarda, sarebbe altro, il suo teatro, ma insomma niente di più. Modificazione, cambiamento, l'alterazione significa che dobbiamo essere disponibili a alterare la città come ce l'abbiamo fino ad oggi immaginata e pensata. Un disordine, ordini diversi, di nuovo disordine. Il disordine non è mai soltanto disordine, non lo è mai. La rappresentazione sincronica e conflittuale di differenze differenti delle città. Perché mi diceva Uge, attenzione, perché oggi l'utopia, che non è quello che non c'era mai, come voi ben sapete, l'utopia è quello che ancora non è incarnata nella città. E quindi lui dice, dobbiamo concentrarci sulle paure e le speranze della prossima generazione. E quali sono le paure e le speranze della prossima generazione? Ha detto bene Beck nel suo libro, dove ha coniato il termine della società del rischio. Questi ragazzini ci hanno davanti a sé, perché si tagliano, perché alcuni si tagliano, perché alcuni si buttano dalla finestra e non sono pochi,
perché hanno bisogno da sé un oscuro sentimento di futuro, perché i rischi che diventare realtà oggi sono una gamma infinita, dalla guerra, inquinamento, cambiamento climatico, migrazioni, continuo, inutile, lo sapete meglio di me. E tutto questo crea un'ansia generale, generalizzata. Noi che lavoriamo sulle sostanze, spesso ci arrivano ragazzini e ci dicono: ma io posso prendere l'MA, l'ecstasy, però con una prescrizione di regolatori dell'umore, con una prescrizione di psicofarmaci. Sono sempre di più le giovani persone che noi incontriamo con queste prescrizioni. E ancora il kickback. Guardate che noi abbiamo, dovremmo sapere che abbiamo di fronte a noi la generazione meno, quelli che sono i nostri figlioli, quelli che non avranno il futuro, che pensano, io spero che l'abbiano, ma che loro pensano di non avere lo stesso futuro, le stesse opportunità che abbiamo avuto noi. Dall'altra parte c'è la generazione più, facciamo fatica a percepirli come una generazione più, sono 1.500.000 studenti, come dire, studenti giovani stranieri residenti in Italia, che spinti dal mondo di opulenza e che sono venuti qua con una speranza di vita. E Beck conclude dicendo: guardate che entrambe sono generazioni globali, o noi riusciamo a entrare in questa concezione, che sono generazioni globali, qualcuno porta i cappelletti della Nike, quindi sono ricchi, pietà di noi. Se c'hanno il cellulare, c'hanno il cappelletto, uno perché li producono probabilmente nei paesi dove erano, due perché sono diventate protesi indispensabili. Oggi la ricchezza è data da un abito senza fine, senza brand, ma di sartoria, quello è la ricchezza. E allora noi dovremmo tentare di comprendere che per stare nel conflitto bisogna avere curiosità. Ed è quello che manca molto spesso, io lo trovo raramente, questa attitudine di curiosità, come dice Mario Teresador Conti, che è sicuramente una grande scrittrice o autrice italiana. Manca l'interesse per il mondo, per quello che abbiamo detto prima, quel centro dove nasce il mondo. E allora vorrei concludere con un'ultima cosa, che dovremmo anche questa veramente, una roba vecchia del 54. Il New York Times pubblica la carta dei diritti dei teenager, va bene, teenager. La trovate in sala di dimensione di sembra una banalità, ma guardate, già dal punto primo il diritto di dimenticare l'infanzia significa che non vanno più trattati come bambini, come ragazzini, ma trattati come persone che maneggiano il pensiero logico positivo anche con tutte le incertezze, le asprezze, come dire, le scorciatoie della mente, ma devono pubblicare l'infanzia. E andiamo fino al punto settimo, che quello a me più chiaro. Il diritto di avere un'età romantica. Stiamo lavorando perché questa generazione abbia un'età romantica, non delle fiori e rosa, ma un'età dove si possa esprimere la potenza dello sturmo, insomma, dove si possa essere davvero appassionati e appassionati. Sono schiantati l'ansia. E questa ansia, in che modo, a volte gli nega la bellezza, la lode da romano. E noi, al contrario, ci ossessioniamo con le regole. Allora voi interrompo la conduzione, ma per loro, adesso dovrebbe succedere. No, sentiamo. No, è tutta la presentazione. Sono tornato e poche cose, buttate là perché il tempo era anche poco. Però quello che deve fare un amministratore è avere l'ossessione tutti i giorni di dire quanto potere ho ceduto, quanto ho messo in condizione quello che posso fare con quello che loro vogliono. Che molto spesso non sono cose materiali. Se stiamo in centro anziani avremo delle richieste materiali, fateci andare in viaggio, pagateci la lista del ballo, materialità. I giovani chiedono diritti,
e quindi sono difficili da garantire, molto difficili, perché bisogna assumere un rischio. Lo diceva bene Tommaso Vitale, siamo in grado di garantire senza avere lo sguattarcino di chi controlla metri quadrati non certificati. Siamo in grado di fidarci di loro? Se noi avremo questa postura, probabilmente con questi pochi giovani con cui abbiamo a che fare, pochi, non è una missione impossibile. Si costruiscono progetti, si costruiscono anche da mettere dei progetti possibili per la città. Altrimenti io penso, continuerendo in qualche modo a farci una rappresentazione. Diciamo. Grazie molto. Grazie. Basile ci ascolta, ci sente? Perfetto. Benissimo. Allora, Nicola Basile, come l'avevo già presentato, ha il compito di illustrarci. Sempre la ricerca della locandina. Un po' di lì, la trovo. Te la tiro fuori. Rispetto dei processi di progettazione e coprogettazione e progettazione. Coprogrammazione e progettazione. Cioè il tema è l'approccio sulla gestione della coprogettazione per i giovani. Per i giovani, quindi coprogrammazione e coprogettazione, tenendo conto dei giovani. Bene, allora condivido lo schermo anch'io, un secondo. Allora, intanto grazie a tutti per questo invito. Provo a mettere insieme un po' di temi e vi confesso anche un po' di passione, nel senso che nasco come operatore di comunità, in particolare sulle politiche giovanili e le dipendenze. E mi appassiona negli ultimi, insomma, dalla traduzione in poi a tutto quello che era la coprogettazione, che poi ha avuto tutta una serie di evoluzioni con la coprogrammazione, il regolamento dei beni comuni, ecco, per cui questi due temi mi sono particolarmente cari. Ho sentito l'intervento prima di Claudio Cipitella, molto interessante, e ho spostato in avanti una slide che avevo alla fine, perché credo che possa essere un collegamento oltre che una fonte comune. Sarà l'unica citazione che faccio. I giovani hanno ceduto spazio, o se si vuole, i loro spazi si sono ristretti o sono stati ristretti, e contano assai meno di un tempo nel mondo della politica, nell'economia, nella cultura, nella famiglia. E questo indebolimento si è prodotto contemporaneamente al loro declino numerico assoluto e relativo, avvenuto per ragioni demografiche. I giovani sono diventati una risorsa numericamente scarsa della società, e ragione vorrebbe che proprio da questa scarsità scaturisse la loro valorizzazione. Ho pensato di metterla alla fine e di partire qua, perché ci sono alcuni temi che ha introdotto Claudio Cipitelli che dal mio punto di vista sono centrali quando parliamo di amministrazione condivisa. E tanto più se ne parliamo in relazione ai giovani. La prima questione, scusate, sento una croce, un ritorno fortissimo. Grazie. E sicuramente la prima è che quando parliamo di coprogrammazione, coprogettazione, amministrazione condivisa, mettiamo in discussione l'elemento del potere. Nel senso che si decide, chi gestisce il potere decide che quel potere lo condivide. E questo è un elemento interessante almeno su due versanti. Raccolgo una provocazione dell'intervento prima, nel senso che può essere un gioco in cui diventa una raffigurazione del conflitto, e quindi cediamo il potere che ci fa comodo cedere, e di esperienze di questo tipo ne vediamo tante, no? Nel senso, patti di collaborazione che magari si occupano solo delle gestioni degli aiuoli, tutta una serie di cose. Oppure può essere una messa in discussione del potere
è molto seria, da cui scaturiscono processi decisionali, e in questo senso nascono anche la dimensione conflitti, confronti, dialogo, scontro anche chiaramente dentro delle regole di civiltà, ma soprattutto processi di empowerment. Allora, se ragioniamo di politiche giovanili, di coprogrammazione e coprogettazione, che tra l'altro sono stati, dopo lo vedremo, lo riprendiamo velocemente, probabilmente una delle prime sperimentazioni, se ragioniamo in questo senso, ecco, con i giovani diventa assolutamente centrale. Ma andiamo all'oggetto del mio intervento, coprogettazione e coprogrammazione. Beh, allora, io penso che quando parliamo di questa tipologia di intervento, di dispositivo, dobbiamo mettere in campo un pensiero che tiene presente quattro dimensioni almeno. La dimensione ideale, quindi la scelta o filosofica, potremmo dirlo, di che cosa vogliamo andare a costruire. Capite bene che questo tocca il welfare, tocca la società, tocca le relazioni di potere tra i diversi attori. La dimensione giuridica, perché guardate, il tema della coprogrammazione, della coprogettazione riprende vigore con la riforma del terzo settore, e quella riforma di fatto nasce su un'opzione antropologica differente, nel senso che c'è un'opzione antropologica positiva: chi, per la pubblica amministrazione, chi sta dall'altra parte diventa un soggetto collaborante, diventa un partner, e questo anche se non pensiamo alla coprogrammazione, alla coprogettazione istituzionale, no? Quando ci sediamo intorno a un tavolo, usiamo in maniera un pochino più ampia questo termine, stiamo pensando a degli altri come dei partner. C'è una dimensione amministrativa, nel senso che questo deve avvenire dentro un procedimento chiaro, se parliamo di pubblica amministrazione, ma anche qua, mi preme dirlo, anche quando andiamo a coprogettare tra enti del terzo settore, perché se no rischiamo sempre di avere quegli accordi che poi non reggono la pratica. E infine la dimensione metodologica, ovvero come far collaborare le persone. E questo è un tema centrale, guardate, un tema centrale per la pubblica amministrazione, ma un tema centrale anche per gli enti del terzo settore che vogliono sviluppare partecipazione sui territori. Perché se ci pensate, spesso quello che accade è che magari di fronte a un gruppo di persone si fa fatica. Ecco, da questo punto di vista, quando vogliamo fare coprogrammazione o coprogettazione, diventa estremamente importante avere un percorso che regga a livello metodologico. Adesso non vi annoierò con tutti questi passaggi, però, che sono sostanzialmente l'evoluzione del nostro welfare, però ne metto in evidenza un paio. Uno, che è un approccio che la nostra pubblica amministrazione prova ad assumere attraverso quelle che furono le riforme Bassanini, cioè ovvero l'introduzione di un public management, quindi un sistema di funzionamento del pubblico basato sostanzialmente sullo stanziamento di fondi, la spesa di questi fondi e la verifica degli output. Per capirci, ho messo 100.000 euro per fare la pista ciclabile. La pista ciclabile l'ho fatta o non l'ho fatta, se l'ho fatta bene, se non l'ho fatta male. Poi che quella pista ciclabile venga utilizzata non rientra. E questo lo dico perché lo riprenderò nelle conclusioni, quando parliamo di coprogrammazione e coprogettazione, il tentativo di uscire da questa logica che in quegli anni è stata utile perché ha razionalizzato, probabilmente, o almeno ha provato a razionalizzare un approccio molto napoleonico della nostra pubblica amministrazione, però ne ha evidenziate tutti i vincoli, e poi magari vediamo velocemente anche di cosa si tratta. Metto in evidenza però la legge 285. La legge 285 è stata quella che negli anni ha infrastrutturato i nostri, sostanzialmente di fatto i servizi per i minori e gli adolescenti, e in parte anche i giovani. Sono nati gli spazi per le famiglie, sono nati i centri di aggregazione, sono nate le educative di strada, ed è stata la prima legge che in qualche modo prevedeva una forte collaborazione tra pubblica amministrazione e terzo settore. Ed è importante, la cito in questo incontro, perché è chiaramente lì che emerge nelle politiche pubbliche in maniera forte la figura del giovane. Ci si pone il problema, probabilmente per la prima volta, di come provare a
ragionare su dei servizi che fossero diretti in maniera forte ai giovani. Tra l'altro poi questa legge è anche la legge su cui viene modellata la 328, altra legge molto importante, purtroppo come vedete è resa abbastanza inattuale dalla riforma del titolo quinto fatta qualche mese dopo dallo stesso governo, anzi c'è un cambio. Ecco, questo magari lo salto, lo lascio nelle slide se può essere interessante. Ecco, però mi interessa mettere in luce alcuni aspetti. Intanto un passaggio attraverso la coprogrammazione, la coprogettazione, a quello che è il governo pubblico, a quello che è la governance del welfare. E guardate, qua, quando parliamo ad esempio di politiche giovanili, diventa un elemento assolutamente centrale, perché quando parliamo di governo stiamo parlando sostanzialmente di una verticalità del potere, quindi sostanzialmente istituzioni che in maniera verticale vanno a pensare dei servizi, dei progetti, degli interventi dedicati alle ragazze e alle ragazze. Quando parliamo di governance proviamo a costruire dei sistemi più orizzontali, cito per esempio i piani di zona e le consultazioni, che sostanzialmente provano a portare all'interno degli interventi lo sguardo degli attori anche. Questo è uno dei temi centrali, cioè se noi mettiamo in atto dei processi di coprogrammazione e di coprogettazione è perché ci interessa portare dentro i processi degli sguardi diversi. Prima si parlava di riconoscimento, in un processo di amministrazione condivisa sicuramente c'è un pezzo di riconoscimento dell'altro che gli dà una rappresentatività. C'è un passaggio da un approccio burocratico al welfare di comunità, anche qua mi ricollego, no? Nel senso che è ovvio che se io vado a stendere un patto di collaborazione devo usare un certo tipo di strumenti. Quel tipo di strumenti apre delle problematiche, soprattutto con i più giovani. Io penso che il nodo sia anche di come io provo a utilizzare quello strumento, se lo utilizzo all'interno di un sistema relazionale o se lo utilizzo in un sistema fortemente burocratico. Perché se sto usando quel patto solo come atto che in qualche modo viene emesso da un'amministrazione pubblica, molto probabilmente sarà estremamente sterile. Se lo sto provando a costruire, ad esempio cercando di interagire con l'altro, capire quali sono le intenzionalità, quali sono le problematicità che porta, quali sono i desideri, perché se parliamo di politiche giovanili parliamo tanto di desideri dal mio punto di vista, capite che la questione è molto diversa. Il tema, quando si parla di coprogrammazione e coprogettazione, tanto più se all'interno di questi processi ci sono i giovani, è mettere in discussione quello che è la continuità a volte di un processo istituzionale, provando a lavorare su dei processi che sono innovativi. I giovani sono spesso semi di futuro, cioè ci aiutano a vedere, a leggere quello che sta succedendo con occhi diversi. In questo, ecco, credo che poi bisogna stare attenti a una cosa, nel senso che troppo spesso, vi confesso, vedo quello, lo definisco un uso politico dei giovani, no? Ci sono delle questioni che non vengono risolte, non si riescono a risolvere, chiediamo ai giovani, come se in qualche modo parlare con un ragazzo di 20 anni fosse parlare con un gruppo omogeneo. Ecco, io credo che questo è un uso sbagliato, è edulcorare quel conflitto di cui si parlava prima. Allora, se parliamo di innovazione, anche qua bisogna provare a costruire dei processi di innovazione, sapendo anche che all'interno di quei processi abiteranno alcuni giovani, non tutti i giovani. Ho lavorato molto nelle periferie milanesi, difficilmente questi ragazzi e queste ragazze avrebbero partecipato a un bilancio partecipativo, per esempio. Molto più facilmente, invece probabilmente, anzi non probabilmente, molto più facilmente sono stati dentro dei processi di strada che hanno visto tutta una serie di attività, di
piccole iniziative che probabilmente hanno promosso delle competenze, hanno portato degli sguardi sulla città, che poi sono entrati attraverso una struttura dentro dei processi decisionali. Quando parliamo di amministrazione condivisa, di coprogrammazione e coprogettazione, entrano in campo due concetti fondamentali. Uno, quello della sussidiarietà verticale, ovvero come le varie componenti del nostro Stato strutturano i livelli di potere, quelli che possono essere definite competenze, quindi lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni, in questo momento potremmo dire anche gli ambiti sociali per alcuni versi, e dall'altra parte la sussidiarietà orizzontale, ovvero come la pubblica amministrazione riesce a coinvolgere i soggetti del territorio nella costruzione di risposte. Ecco, questo è un tema, perché capite bene che se parliamo di politiche giovanili, riuscire a coinvolgere i ragazzi, le ragazze dentro magari la costruzione di proposte cambia moltissimo la possibilità di andare a generare delle iniziative che producono un maggior engagement dei ragazzi e delle ragazze. Adesso non so, avete sentito parlare di tutto quello che è la peer education, quindi la possibilità di avere dei ragazzi e delle ragazze che promuovono un certo tipo di messaggio, un certo tipo di processi con i pari, piuttosto tutto quello che possono essere gruppi di promozione sociale. Tra l'altro vicino a voi c'è un'esperienza molto bella a Perugia, che comunque che spacca, insomma, questo gruppo di ragazzi che ormai ha messo in piedi un evento a livello nazionale musicale estivo che ha un eco importante, e parliamo magari di ragazzi che hanno dei 20 e 30 anni che producono eventi e performance per loro coetanei da tutto il nostro paese, insomma. Ecco, questo è importante perché parlare di interventi non vuol dire dimenticarsi che questi interventi sono in qualche modo connessi a quelli che possiamo definire il ciclo delle politiche, quindi a come si pensano le politiche di un territorio. E qua vado molto velocemente, sicuramente c'è il tema dell'agenda setting, quindi di andare a definire quali sono i problemi, quali sono le questioni, c'è il tema della formulazione delle politiche, c'è il tema, quindi, che cosa si può fare per provare a rispondere a quell'agenda che abbiamo definito, c'è il tema del decision making, del prendere le decisioni, quindi che cosa tra le varie opzioni vogliamo fare, l'implementazione, quindi mettere in campo quello che abbiamo deciso, e l'aspetto di valutazione e di apprendimento che ne consegue da una rivisitazione della pratica. Ecco, se proviamo a incrociare questo strumento di carattere analitico per osservare le politiche con l'istituzione, la coprogrammazione, la coprogettazione, ci rendiamo subito conto che nel versante alla nostra destra troviamo quello che è la coprogrammazione e nel versante alla nostra sinistra quello che è la coprogettazione. Ecco, qua pongo una prima questione. È fondamentale, dal mio punto di vista, dalle persone con le quali lavoro, tenere agganciato questi processi, perché se li sganciamo di fatto, e sganciarli tendenzialmente vuol dire eliminare la coprogrammazione, che sembra spesso un po' una perdita di tempo ed è anche più complessa per alcuni versi, però se li sganciamo togliamo quella possibilità reale di andare a definire che cosa si deve fare, perché la coprogettazione lavora molto sul come, non sul cosa. Gli obiettivi di policy, gli obiettivi delle politiche derivano dalla coprogrammazione. E questo è fondamentale, ed è fondamentale proprio per quella ragione che dicevamo prima, di come coinvolgere i ragazzi e le ragazze. Perché capite bene che se andiamo a definire con loro che cosa può essere possibile, o comunque apriamo un'arena su che cosa può essere possibile, beh, da un lato riusciamo a tirare dentro quello sguardo che avevamo detto prima, dall'altra parte costruiamo dello spazio per loro. E in questo senso capite che il discorso sul potere fatto inizialmente e anche sulla conflittualità è estremamente importante. Due parole sulla conflittualità. Io penso che una politica seria non possa esimersi dall'entrare in conflitto
anche con degli sguardi, che non vuol dire annullare l'altro, anzi, vuol dire comprenderne bene le questioni, provarle a porre i temi e in qualche modo anche poi lasciare lo spazio, perché dentro un conflitto si genera anche dello spazio. Ecco, mi piace leggere anche un po' questo ciclo su alcune questioni che riguardano i giovani, che dal mio punto di vista sono estremamente importanti. Sicuramente, se noi andiamo a costruire un processo partecipato, c'è un tema di prendere sul serio i giovani. E quindi nella costruzione dell'agenda diventa fondamentale facilitare la presa di parola delle ragazze e dei ragazzi. E qua ritorna quel tema del riconoscere l'altro. Riconosciamo l'altro quando lo sappiamo ascoltare. È usato volutamente il termine sappiamo, perché non è qualcosa di naturale, eh? E in quell'ascolto cogliamo anche i limiti di quella situazione, perché davvero, se vado a parlare con dei ragazzi universitari, è estremamente diverso se sto andando a parlare con dei ragazzi delle scuole superiori, delle medie. Se vado a prendere, io sono della zona di Milano, la scuola di Milano 1, zona Milano 1, è molto diverso che prendere la periferia. Allora devo avere coscienza che non mi rappresenta l'universo dei giovani, che troppe volte rischiamo di rendere omogeneo quando non lo è, ma mi rappresenta quello spaccato. Nessuno da solo. Ecco, io credo che da questo punto di vista è necessario andare a lavorare su quelle che sono delle governance partecipate, e in questo senso introdurre anche un concetto un po' forzato, però passato, nel senso che credo che sia interessante, di sussidiarietà circolare, quindi di questa capacità di attivarsi vicendevolmente, di andare a attivare i giovani, una logica multi-stakeholder, quindi di tenere in questo processo soggetti che arrivano da percorsi differenti. Ecco, credo che questo sia estremamente importante, come dall'altra parte muoversi a piccoli passi senza format, cioè lavorare con i giovani e lavorare con i giovani in maniera partecipata o dentro processi di amministrazione condivisi. Questo per me vale sempre, devo essere sincero, però con i giovani probabilmente è ancora più vero. Vuol dire adottare una logica incrementale. Le scelte sono sempre legate a quello che succede, sono discusse con i ragazzi e le ragazze, non possono essere in qualche modo imposte. E se vogliamo salvaguardare quelli che sono i processi partecipativi, ecco, questo credo che sia un elemento piuttosto centrale. Basta finzioni. Questo è una questione abbastanza centrale. E vi cito per esempio il tema dei bilanci partecipati. Ci sono stati anni, adesso un po' meno, dove il bilancio partecipato era la soluzione ad ogni male, poi andavi a vedere ed era una sorta di televoto. Cioè, c'erano delle associazioni che presentavano, da noi andava tantissimo questa format, associazioni che presentavano dei progetti, poi chiamavi le persone a votare qual era il progetto più bello. Tutto bene, ma non è bilancio partecipato. Ecco, io credo che le sperimentazioni debbano in qualche modo avere un elemento di realtà, perché non si tratta di far solo giocare le persone, e soprattutto devono richiamare anche ad un atto di responsabilità forte. Io arrivo dalla formazione di Porta Alegre, insomma, il bilancio partecipato era qualcosa che prendeva seriamente tutto l'anno, c'erano dei momenti di studio estremamente importanti per capire quali erano le questioni. Ecco, ridurre un certo tipo di politiche a dei format semplici a volte non aiuta, e questo, guardate, è estremamente vero con i ragazzi e le ragazze, perché il rischio è che se ne rendano conto molto più velocemente di quanto se ne rendano conto gli adulti, e a quel punto non si è più soggetti credibili, e permettetemi di aggiungere, non si è più istituzioni credibili, e questo è uno dei problemi che dobbiamo affrontare. Dall'altra parte, se siamo dentro questi processi innovativi con i giovani, c'è un elemento centrale: si può sbagliare. L'errore è una risorsa, non va demonizzato, non va cancellato, va in qualche modo utilizzato
per costruire, potremmo dire, una cultura del fallimento, che non vuol dire costruire dei falliti, vuol dire saper utilizzare gli errori, saper utilizzare i fallimenti per migliorare quello che si sta facendo. E guardate, con i ragazzi e le ragazze, questo è un elemento centrale. Lo dicevo all'inizio, ho lavorato moltissimo con i giovani, fino a qualche anno fa, adesso poi non sono più così, cioè, non sono più giovane, per cui diventa sicuramente più complesso per alcuni versi. La cosa che ho sempre colto è che ci sono ragazze e ragazze che sanno costruire, nonostante delle interruzioni delle loro vite, dei fili rossi. E nella costruzione di quei fili rossi riescono a vedere i percorsi che hanno attraversato, riescono soprattutto a costruire dei percorsi che introducono l'adultità. E questo è un elemento centrale. Allora, io credo che se noi andiamo a pensare dei processi partecipativi, dei processi di coprogrammazione, di coprogettazione con i ragazzi e le ragazze, questo diventa un elemento fondamentale. Quindi la capacità di valutare quello che sta succedendo è un elemento estremamente centrale. Vado alla conclusione perché sta finendo il mio tempo. Alcuni elementi proprio più tecnici, nel senso, quando parliamo di coprogettazione bisogna stare attenti, coprogrammazione, coprogettazione, perché io credo che sia fondamentale andare a immaginare delle reti e dei network, come sono scritti, che siano di carattere pluralistico, quindi che tengano dentro più gruppi sociali, perché il rischio altrimenti è quello di una sorta di sistema di lobbying, oppure dei network centrati sui temi. Quindi, cioè, il tema oggi è quello della sostenibilità. Ok, si costruisce un network sulla sostenibilità dentro il quale ci sono anche i giovani, non solo qualcosa per i giovani, perché credo che questo a volte sia un grosso limite, perché anche qua vuol dire entrare in un contesto di finzione. Questo direi che lo possiamo tralasciare, però è quel discorso nel dettaglio, però ci tengo a quel discorso che dicevamo prima, no? Dell'uscita dal New Public Management per entrare in modelli di gestione della macchina pubblica più orientati al valore pubblico. Quindi, facendo quell'esempio che ho lasciato a metà prima, non mi interessa solo che io abbia speso quei 100.000 euro, abbia fatto la pista ciclabile, mi interessa se quella pista ciclabile è usata e se sta cambiando la vita delle mie cittadine e dei miei cittadini. Questo è un tema centrale. E guardate, su questo i giovani sono molto più sgamati di noi, concedendo questo tempo, sono molto più in grado di comprendere se quello che si sta facendo ha un effetto concreto sulla loro vita. Non gliela si racconta, nel senso, da questo punto di vista. In qualche modo capiscono bene se l'iniziativa è qualcosa che sta dando visibilità a qualcun altro, oppure se è qualcosa che migliora un pochettino la loro vita. Cioè, faccio qualcosa perché mi tenete aperta la biblioteca 2 ore in più e quindi posso fare delle cose lì dentro, faccio qualcosa perché possiamo fare un evento musicale come piace a noi, oppure se stiamo facendo qualcosa che in qualche modo è appannaggio di qualcun altro. Ecco, questo è un tema. Vado alla conclusione con questa slide, che ho aggiunto in corso d'opera rispetto all'intervento precedente, perché mi ha stimolato. E questo quando si pensano sostanzialmente le razionalità, no? Sono due assi che si incrociano, come vedete, le soluzioni e gli obiettivi. Le soluzioni possono essere conosciute o sconosciute, ovvero sappiamo cosa fare o non sappiamo cosa fare, e gli obiettivi possono avere consenso oppure possono produrre conflitto. Ecco, l'ho riportata perché quando parliamo di politiche giovanili, quando parliamo di politiche giovanili soprattutto in un'ottica di programmazione e di progettazione, siamo nel quadrante D, siamo in un quadrante dove ci sono gli obiettivi che a volte sono conflittuali e ci sono le soluzioni che sono sconosciute. Vi racconto proprio velocemente l'esperienza che io sono anche amministratore,
stiamo vivendo, nel senso che abbiamo un centro di aggregazione, dopo una coprogrammazione, una coprogettazione, abbiamo cambiato totalmente, abbiamo creato un sistema diffuso di politiche giovanili, con al centro di questo la biblioteca, quindi immaginate mettere una sorta di spazio di aggregazione giovanile dentro la biblioteca con gente che legge giornali, studenti che studia, insomma, appunto la consultualità che può generare, o anche i bibliotecari che a un certo punto ci dicono vabbè, ma cosa sta succedendo, e dall'altra parte le soluzioni che non sono conosciute, no? Abbandonare un'unità che la Regione Lombardia era molto codificata come CAG per andare verso qualcosa che sostanzialmente si muove nella ricercazione, in un'ottica più di ricercazione, ecco. Però questo è un tema, credo, oggi, perché, come si diceva prima, cambiano gli usi delle città, cambiano gli usi dei luoghi, e il rischio è che quei dispositivi, pensati negli anni 80, negli anni 90, implementati dagli anni 2000 in poi, siano dei dispositivi molto lontani da quei ragazzi e quelle ragazze che stiamo vivendo, siano dei dispositivi che rispondano maggiormente a un'esigenza di controllo e di isolamento anche delle questioni giovanili, rispetto invece a dei dispositivi che provano a mettere i ragazzi e le ragazze, potremmo dire, nel mondo della vita, per andare in qualche modo a dare delle risposte a loro stessi, ma per andare anche a creare quello spazio che negli anni si è ridotto dentro, per esempio, i luoghi pubblici o comunque dentro le città. Ecco, io credo che andare a lavorare sulla coprogrammazione, la coprogettazione nelle politiche giovanili abbia principalmente una funzione politica, che è proprio quella di provare a dar parola a questi ragazzi e ragazze e soprattutto liberare dello spazio a favore di nuove soluzioni che oggi non siamo pienamente in grado di immaginare e che probabilmente ci esporranno anche a una serie di conflittualità. Ecco, però credo che per come si sta strutturando il nostro contesto, con l'aumentare dell'incertezza, ecco, credo che sia veramente l'unica possibilità per provare a costruire un sistema più in grado di interagire con le problematiche e con i desideri dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Grazie. Adesso noi facciamo un break. Attivo il microfono. Sì. Facciamo un break. No.